Marcello, la Toscana, uno dei luoghi simbolo della viticoltura italiana. E grazie anche al suo vino questa regione è conosciuta in tutto il mondo. Insieme al Piemonte rappresenta il locomotore della nostra viticoltura. Sì, Rocco Quipro c'è un re assoluto, sua maestà il Sangiovese. Hai detto bene, perché qui copre il 65% dei vigneti e poi è il vitigno più coltivato in Italia. Del resto si hanno tracce ufficiali fin dal 1500, anche se le sue origini sono antichissime. Pensa, si dice che sia di origine etrusca e sia stato coltivato nella valle tra il Tevere e l'Arno. Sul nome Sangiovese ci sono diverse incertezze. C'è chi dice che deriva dal nome San Giovannese, chi da San Giovannino, addirittura Sangue di Giuda. Sono tre delle tante interpretazioni, ma ora andiamo a conoscere un produttore blasonato, un marchese. Beh, non è strano, perché la Toscana ha storie di famiglie nobili legate al vino e loro hanno una tradizione lunga 24 generazioni. Filippo! Oh, buongiorno, in ciao! In piena vendemmia. Filippo, stiamo in una delle zone più vocate del Sangiovese, siamo in Toscana, che è il regno di questo vitigno straordinario. E nel Chianti Classico. E siamo nel Chianti Classico. Tu mi devi dire cosa di particolare il Sangiovese, perché è il vitigno più coltivato in Toscana, è uno dei vitigni, anzi il vitigno più coltivato in Italia. Qui c'è una radice vecchissima, il Sangiovese è una storia immemorabile e secondo me la ragione più semplice è che qui ci viene veramente bene, perché hanno provato dovunque in tutto il mondo a piantare Sangiovese e non viene come qui. Quindi questa non solo è il luogo dove il Sangiovese storicamente è importante, ma perché il territorio, il terreno gli conferisce. Se guardate queste viti dopo un'annata di una siccità spaventosa quest'anno, ti dice che se non c'era un terreno di alberese così speciale avremmo fatto un disastro. Alberese vuol dire questi sassi che vediamo? Sì. Alberese è forse la struttura dominante di buona parte del Chianti Classico e c'ha una grossa componente di calcare, che è quello che poi dà la mineralità, che dà tutte le cose, e di argilla, che quindi consente di avere quella ritenzione idrica. Trattiene l'acqua. Per cui il terreno ce n'è poco, sotto è tutta roccia, quindi ci vuole veramente dei terreni speciali. Filippo, ma voi però avete studiato 36 biotipi di Sangiovese, perché questo? Perché siamo un po' matti, no? Perché noi, la nostra azienda, un po' come tante situazioni del Chianti Classico, si va da 200 metri a 550 metri, abbiamo esposizioni molto diverse, strutture dei terreni non tutte uguali, quindi avevamo bisogno di vedere qual era il miglior clone per ogni territorio. Filippo, io con Rocco venendo, l'abbiamo alle nostre spalle, c'è una centrale meteorologica ed è un po' il simbolo di quello che è successo anche negli ultimi anni. Tu vieni da una famiglia di generazioni di Sangiovese, ricordiamo che questo vitigno l'ha conosciuto anche dei momenti non felicissimi. Qual è il segreto del rilancio di questo? Beh, io credo che i momenti non felici l'abbiano aiutato molto, perché all'epoca ci furono i piani Feoga e furono con i soldi della comunità europea furono piantati moltissimi vigneti, per cui si fece quantità enormi e qualità scarsissima. Da lì abbiamo cominciato a lavorare, riselezionare piano piano e oggi siamo tornati a fare sicuramente delle cose straordinarie. Quindi poco però la crisi è servita per assolutamente sì inseguire la sì qualità. Secondo me non avevamo coscienza così di quanto poteva essere importante questo territorio. Sempre per inseguire l'obiettivo importantissimo della qualità, voi fate una, vinificazione, lo spieghiamo a chi sta a casa,
vigna per vigna e poi si fanno dei blend. Ma perché questa scelta? Perché avendo fatto tutta questa ricerca con quindi 36 cloni sangiovese, porti innesti diversi, esposizioni diverse, se prendi le uve e le mescoli tutte non sai mai qual è. E poi le medie tirano sempre in giù di solito, non in su. Allora, si è appena vendemmiato, adesso il lavoro è finito, aspettiamo il prossimo anno? Direi proprio di no. Ci ho provato. Lui ci prova sempre perché non vuole lavorare, Marco, no. Questa è la verità. Se quest'anno si è attrezzato, vi siete attrezzati, però devo dire che comunque, insomma, non pensiate che adesso il lavoro del contadino o comunque del viticoltore sia finito. Che bisogna fare? Vendemmia. Anzi, adesso diventa un altro momento molto importante della stagione, dove per esempio una volta colti i grappoli e portati in cantina per la vinificazione si inizia a prendere in considerazione la lavorazione dei terreni, per esempio per le semine delle erbe autunnali. Marco, cioè mi stai dicendo che adesso si pianta dell'erba, cioè adesso si pianta dell'erba, non si pianta come tutti, molti di noi immagino, a primavera, si pianta in autunno. Sì, questo è un momento molto interessante della stagione perché si dice che il terreno in questo periodo dell'anno dopo la vendemmia vicino all'autunno inizia ad essere in tempera, cioè c'è la giusta quantità di umidità, non è troppo umido, non è troppo asciutto ed è il momento ideale proprio per seminare alcune essenze che poi, ripeto, hanno un'importanza strategica da un punto di vista agronomico perché rappresentano nel momento in cui vengono interrate un concime naturale, ma anche un modo importante per poter migliorare la struttura di questi suoli. Tu non solo conosci benissimo l'Italia, ma visto che sei molto bravo sei chiamato in tutto il mondo. Stai effettivamente verificando che c'è una maggiore attenzione rispetto all'agricoltura della vita? Sicuramente, perché sempre di più c'è una consapevolezza del fatto che per avere un vino diverso, riconoscibile, c'è bisogno di avere una vigna che è in grado di dare dell'uva diversa. Possiamo solo che migliorare ancora e andare avanti, quindi se il livello già adesso è quello che è, sicuramente per il futuro credo che possiamo essere sereni per dire che abbiamo ampi spazi di miglioramento, ma soprattutto di che i nostri vini siano sempre più riconoscibili. Questo credo sia importante, riconoscibili nel mondo e che abbiano identità, l'identità legata a questo posto. A questi territori. E uno poi quando viene qui guarda il posto, assaggia il vino e se lo ricorda per sempre. Questo è un po' il legame che spesso anche i nuovi amatori del vino cercano, no? Questa Com'è identità. No? E questo patrimonio nessuno ce lo può portare via. Speriamo. Grazie di tutto. Grazie Marco. La Toscana però, Rocco, non è solamente sangiovese, anzi qui nasce uno dei fenomeni enologici più importanti degli ultimi decenni, il Super Tuscan. Ma sai chi gliel'ha dato questo nome? Un giornalista americano, perché voleva raccontare vini straordinari che però venivano fatti con un blend tra vitigni nazionali e vitigni internazionali. Comunque, il Super Tuscan ha avuto successo prima a livello internazionale e poi in Italia. Rocco, c'è un territorio straordinario che rappresenta davvero i Super Tuscan, è Bolgheri. I cipressi che a Bolgheri. Ma falla finita, sei proprio un secchione. Magari. Sei tu che vuoi fare lo spiritoso, perché Carducci lo conosci benissimo. Senti, andiamo a trovare qualcuno che ha studiato veramente e sul fenomeno Super Tuscan e Bolgheri sa tutto. Andiamo. Luca, qual è il segreto dei vini di Bolgheri? Beh, il segreto, innanzitutto, c'è un territorio straordinario. Circa 2 milioni di anni fa c'era il mare in certe aree e oggi ci sono dei terreni dove vengono coltivati dei vitigni come il Cabernet Franc, il Cabernet Sauvignon, il Merlot, che danno delle perle enologiche. Il mare stesso dà un effetto sicuramente determinante per il clima, soprattutto per il microclima, perché porta freschezza, luce, sono tutti questi piccoli ingredienti che messi insieme creano dei grandi vini. Per tanti anni, per decenni, si pensava che il Sangiovese a Bolgheri fosse davvero non il vitigno giusto.
Ultimamente però i Super Tascan stanno utilizzando sempre di più anche il Sangiovese. Secondo te è perché si è trovato il modo di fare delle giuste combinazioni? Beh sì, sulle giuste combinazioni sicuramente ci possiamo sbizzarrire, ma direi che comunque la costa, intendo tutta quella parte della Toscana che guarda il mare, non sono sempre delle aree da Sangiovese. Sangiovese, noi siamo qua nella zona del Sangiovese. Il Super Tascan è stato, ormai lo definisco un po' così inflazionato, un po' vecchio questo termine, ma rende l'idea, è stato la chiave di apertura di questo grande portone per ottenere dei vini di grande successo, questi che hanno sicuramente rilanciato la Toscana. Noi, io e Rocco, in tutte queste puntate abbiamo esaltato il territorio, il terreno, il lavoro dell'uomo. Però, soprattutto nel fenomeno Super Tascan, è importante anche l'enologo. Lo vogliamo ricordare cosa si fa in cantina per fare un lavoro corretto? Beh, è semplice, diciamo. Quello che è importante è avere una selezione, quello che è il concetto di selezione non solo in campagna, andare a trovare, individuare quelle aree, quelle parcelle che permettano poi in cantina di esaltare quelle che sono le caratteristiche del terreno anche di un territorio. E poi è fondamentale il percorso, la vinificazione. Quanto estrarre di più, se fermentare a una temperatura più alta, quante volte fare rimontaggi, cioè sono tutti questi dettagli che portano comunque a comporre il nostro vino, che poi deve essere ricco di questi tannini, soprattutto di profumi, andare a cercare gli equilibri. E da lì poi è nato questo vino, è nato la nostra gioia, è nato quello che, perché noi enologi, lo dico sempre, lavoriamo per rendere felici le persone. E poi non dimentichiamo, Luca, che quando si riescono a produrre dei vini così buoni, eccezionali, si diventa un po' ambasciatori dell'Italia nel mondo. Ah sì, sì, sicuramente, questo allora, è. Brindiamo ai vini italiani. Viva l'Italia! Viva l'Italia! Oggi Bulgari è una denominazione che è rappresentata da circa 45 produttori su una superficie di circa 1300 ettari, una produzione di 6 milioni di bottiglie. Per il domani dobbiamo soltanto continuare a produrre pensando alla qualità e cercare proprio di far conoscere questo territorio. Caratteristica fondamentale è che non è più presente il Sangiovese, che è stato sostituito dal Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc. Motivo principale è proprio dato dalla caratteristica dei suoli, che sono dei suoli sabbiosi, argillosi, che meglio si confanno a queste varietà francesi. C'è un vino simbolo della Toscana, il Chianti, che un po' rappresenta la sua storia. Nel 400 era già conosciuto dalle corti di tutta Europa. Ma c'è un'altra caratteristica, ti ricordi? Il fiasco impagliato, e per anni un po' ha rappresentato l'immagine del vino italiano nel mondo. Alessandro, ci troviamo in quello che in tutto il mondo viene conosciuto come il Chianti, c'è un territorio straordinario, bellissimo, dove si fa uno dei vini simbolo di questo paese. Cosa bisogna fare secondo te per rilanciarlo adesso nel mondo? Credo che sia estremamente importante per rilanciare questo bellissimo territorio portare alla luce quello appunto è stata la sua storia, a partire proprio dal vitigno principe di questa zona, il Sangiovese, o come viene definito in questa zona il Sangioveto. Proprio l'anno scorso la denominazione più importante di questo territorio, appunto il Chianti Classico, ha festeggiato i 300 anni di età. Quindi ecco, questo è importante, riportare in vita quelle che sono appunto le origini di questo meraviglioso territorio. E quanto è importante, proprio per questo discorso di
far ritornare il Chianti a una grande qualità, il rispetto di un territorio così bello? Il rispetto diventa, diciamo, l'arma più importante, l'arma essenziale per poter appunto portare avanti questo territorio e soprattutto portarlo alla conoscenza di tutto il mondo, perché rispettare un territorio vuol dire anche rispettare se stessi. Rispettare se stessi appunto vuol dire fare un prodotto che abbia dentro di sé il DNA di questo territorio. Rocco, siamo arrivati, ahimè, anche questa volta all'ultima puntata, però ti dirò una cosa, che più scopriamo produttori, vitigni e vini, e più mi rendo conto di non sapere. Siamo alle citazioni raffinate, questa è di Socrate. L'ha detta pure lui, a parte le battute. Il vino è qualcosa di straordinario, non è solamente il grande numero di vini prodotti, ma ogni anno il vino cambia. Quanti sono? Marcello, il vino è un prodotto vivo, vivo, e dipende dall'annata, dipende dal clima, dipende dal modo in cui viene invecchiato. Quindi possiamo dire che la storia da raccontare è praticamente infinita. Ti dirò una banalità, in Italia il vino è vita. Rocco, è il momento di dare un'occhiata al punto della ricerca qui in Toscana. Sono d'accordo. Questa è una collezione di varietà di vite in cui abbiamo raccolto oltre 600 accessioni da tutta l'Italia centrale. Andiamo a recuperare tutto il germoplasma delle vecchie varietà che sono a rischio di estinzione e le mettiamo in questa collezione, dove poi ne valutiamo le caratteristiche e di quelle più interessanti ne proponiamo di nuovo la coltivazione alle aziende agricole. Questo vigneto ha anche una caratteristica particolare, perché tutte le varietà che sono qui raccolte sono state descritte, sono state caratterizzate dal punto di vista genetico e oggi abbiamo tutte queste informazioni che sono a disposizione dei visitatori, come in un vero e proprio museo all'aperto. Con questo dispositivo tecnologico è possibile accedere alle schede custodite all'interno di questa banca genetica. Inquadrando in questo caso il QR code di riferimento, è possibile avere in tempo reale il download della scheda tecnica afferente a questa cessione. In questa scheda tecnica è possibile avere diverse e importanti informazioni, iniziando dalla storia del vitigno di riferimento, in questo caso abbiamo inquadrato la Malvasia di Candia aromatica, e è possibile soprattutto studiare quali sono, diciamo, i parametri importanti per uno studioso di viticoltura o anche semplicemente per un appassionato di questa materia. C'è un'altra grande declinazione del Sangiovese. Qui siamo a Montalcino, la terra del Brunello. Più che grande declinazione parlerei di uno dei vini più importanti al mondo, sicuramente tra i più famosi. E c'è un produttore che ha contribuito a questa fama. Ti va di conoscerlo? Certo, andiamo. Giacomo, innanzitutto spiegaci perché. Lo stesso vitigno, il Sangiovese, la stessa regione, ma il Brunello viene solamente qua a Montalcino. Perché il Sangiovese è un vitigno che marca tanto, tantissimo il territorio. A Montalcino, a distanza di 5 km, io ho espressioni diverse di Sangiovese di grande livello, diverse ma di ottimo livello. Questa è la realtà del Sangiovese, è un marcatore, è la terra, è l'esposizione, è la pianta, è questo clima unico che abbiamo noi, per fortuna. Giacomo, quindi l'identificazione tra il territorio e il vitigno, qui a Montalcino ne abbiamo un esempio luminoso, è il futuro anche per le altre zone d'Italia? Secondo me sì, nel vino di grande personalità, di grande riconoscibilità,
Credo sia un fattore importantissimo per il futuro del vino italiano. Vitigno tradizionale nel proprio territorio. Vitigno tradizionale, se ha la fortuna di avere il Sangiovese, che qui si esprime a livelli veramente alti. Se il buon Dio, la natura, secondo di come uno la pensa, ci dà una stagione favorevole, davvero possiamo fare dei vini di grande qualità e soprattutto di grande personalità, perché li riconosci nel bicchiere. Tu sei stato tra i primi a costruire una cantina che funziona a gravità, cioè l'uva viene stressata il meno possibile. Secondo te, quale deve essere il rapporto corretto tra tradizione e innovazione? La tradizione deve essere sempre rispettata, ma poi l'uomo va avanti, quindi va rispettata anche se va migliorata. E se poi un vino ha successo come il Brunello, come tanti altri vini, anche una piccola innovazione può diventare, dopo tanti anni, diventa tradizione. Assistiamo a dei cambiamenti climatici e quest'anno ce ne siamo accorti perché è stato estremamente caldo. Come ci si difende da questi cambiamenti? Bisogna vivere la vigna. Bisogna stare addosso al vigneto, alla terra, cercare di condurre il vigneto nel massimo rispetto ma con grande attenzione, perché abbiamo una grande diversità da annata a annata. Però perché il vino si fa nel vigneto, diciamo? Un vino di qualità si fa nel vigneto. Senza una grande vigna, senza un grande terreno, non fai un vino di grande qualità. Grazie al vino, Montalcino è conosciuto in tutto il mondo e c'è una vera e propria economia che gira, che ruota intorno a questo vino. Secondo te siamo arrivati al massimo delle possibilità nell'agricoltura di Montalcino sul vino o ci sono ancora dei margini per crescere? Ma io credo noi dobbiamo lavorare sempre per la qualità e per l'unicità del vino di Montalcino per rimanere e aumentare anche l'importanza che abbiamo oggi nel mondo. Però questo è fatto dal lavoro, da sacrificio, da passione, da scienza, esperienza e conoscenza. Non dobbiamo mollare, assolutamente. Io sono un contadino di lusso e i miei colleghi siamo tutti contadini di lusso. Abbiamo la fortuna di vivere un territorio magico che ci dà questa possibilità, ma non dobbiamo mai sentirci arrivati, perché poi ogni vendemmia è diversa, il vino vuole attenzione, vuole cura, vuole passione, un po' di follia e amore, ma veramente, non è solamente, è business, perché ci mancherebbe altro. Dobbiamo cercare in fondo all'anno di fare bilanci, ma dobbiamo fare dei vini che un po' emozionano. Questo per me è il valore aggiunto, e quando faccio un vino spero, mi illudo, di regalare un po' di emozione alle persone che andranno a berlo. E questo è il consiglio che daresti ai giovani, di fare vini che emozionano? Cercare di fare vini sempre di qualità, cioè la qualità è scontata, ma anche la personalità, la riconoscibilità di un'azienda. Territorio legato a un vino. Territorio legato a un vino e anche alla, se un viticoltore è bravo all'interno di un grande territorio, fare dei vini di personalità, di riconoscibilità, è il massimo che puoi fare. Lucis in fundo, adesso andiamo. Che fai oggi? Ti metti a fare anche le citazioni in latino? No, è per dire che in Toscana c'è un vino dolce importantissimo, il Vin Santo. Un vino dolce che va bevuto a fine pasto, come tutti i vini dolci. E appunto, Lucis in fundo. Principessa, siamo in un territorio tra i più belli d'Italia e forse del mondo. Abbiamo Siena sullo sfondo e siamo di fronte ad uno dei vini simbolo di questo territorio, il Vin Santo. Perché secondo lei questo vino ha secoli di storia e ancora oggi è un vino importantissimo? Perché era il vino d'ospitalità della gente di qui. Quindi in ogni casa si faceva il Vin Santo. Quando entrava uno, la prima cosa, a qualsiasi ora del giorno, era vuoi un vinsantino, ti offro un vinsantino. E quindi si beveva alle 10 la mattina, a qualsiasi orario del giorno. Ed era bellissimo, perché entrare nelle case dei mezzadri che io ho conosciuto quando sono arrivata qui, tutti avevano il loro. Il proprio vinsanto, fatti da loro in casa. Con quali uve viene fatto?
Viene fatto col Trebbiano e Malvasia principalmente. Poi c'è chi mette anche un po' di Sangiovese, poi allora si chiama Occhi di Pernice. E lei ha fatto questa scelta di non usare il Sangiovese? Sì, ogni tanto, dipende dalla nata. Qual è il procedimento per arrivare al vin santo? Le uve cosa devono fare? Si prendono i grappoli più sani e di solito la Malvasia è uva spargola, quindi non ha problemi. Il Trebbiano un po' di più. Più fitte, quindi. Più fitti, più soggetto a muffirsi. Quindi si prende, si mette, prima veniva appeso dal tetto e dai chiodi e le facevano pendere. Bellissimo, però non si può fare oggi, è troppo costoso. E oggi si usa la stoia, quindi si mette sulla stoia e si aspetta che si appassisca. Quanto tempo occorre? Se è molto umido si ammuffisce non bene e quindi va fatto prima. Se è una nata che è secca si può fare a Natale. E quando va bevuto? Lei ha detto che è il vino dell'accoglienza, sì. Però l'immagine che ha il Vinsanto è un vino da fine pasto, da prendere coi cantucci, questa è l'immagine, diciamo. Sì, ecco. Questa è l'immagine. Invece di come andrebbe bevuto? Secondo me senza il cantuccio e i dolci. Quindi va bene in ogni momento della giornata? Ogni momento del giorno. Quanto può invecchiare il Vinsanto? Io penso moltissimo se è tenuto bene. Perché la luce non li fa bene, quindi va tenuto in un posto piuttosto scuro e al fresco, come tutti i vini praticamente. Io penso questo è una nata abbastanza vecchia e dopo l'assaggerete. Beh, l'assaggiamo insieme ai nostri amici a casa. L'assaggiamo subito. Per farvi sapere com'è. Beh, brindisi a lei, alla Toscana e al Vinsanto, direi. È a voi che fate il lavoro. Marcello, la Toscana è ricca di grandi tradizioni ma anche di grandi innovazioni. A chi la facciamo raccontare? Direi al presidente di Assenology, Riccardo Cotarella. Ottima scelta. È noto a tutti che la Toscana è storicamente la regione più importante da un punto di vista vitivinicolo del nostro paese. È la regione più ricca di fascino, è anche la più ricca di famiglie storiche che per secoli, da generazione in generazione, hanno studiato, valorizzato e comunicato questo territorio che è unico al mondo. È anche la terra madre di un vitigno importante italiano, il Sangiovese, che proprio qui in Toscana trova la sua sublimazione anche grazie ad una grande trasversalità sensoriale. Mi piace anche ricordare che la Toscana ha permesso che si potesse esprimere il genio creativo di un grande enologo, il più grande di tutti i tempi, Giacomo Tachis, che proprio qui in Toscana, creando due icone importanti del vino italiano, ha dimostrato al mondo che non solo la Toscana, ma tutto il territorio italiano ha grandi, invidiabili e uniche potenzialità per la produzione di grandi vini. Marcello, tu lo sai che la Toscana è una terra di grande gastronomia? Mi fa piacere, nell'ultima puntata hai capito che questa è l'ora. Ti ho anticipato! È l'ora di pranzo. Una vista spettacolare. Grazie, sono le crete senesi, che ti devo dire. Io ho fame però, che prendiamo? Sì, la carabaccia. E che cos'è? È una zuppa di cipolle però fatta con una ricetta antica. Ottima idea. Buongiorno signore, benvenuti. Buongiorno. Avete già deciso cosa mangiare? La carabaccia. Perfetto, ottima scelta. Gradite del vino? Sì. Bianco o rosso? La carta dei vini, per favore. Grazie. Do 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 do.